Buongiorno a tutti, tutti e tutte. Innanzitutto voglio scusarmi di massacrare la bella lingua di Dandi e Leopardi e poi potrebbero spiegarci un po' la situazione politica nello Stato spagnolo, e parlare dei compiti degli anticapitalisti, dei rivoluzionari, no? In primo luogo, per fare riferimento alla crisi, è veramente in Spagna un crollo del sistema di accumulazione capitalistico degli ultimi 20 anni, quello che è successo, e basato particolarmente sulla speculazione immobiliare, le speculazioni finanziarie, la costruzione delle grandi opere anche in Spagna pubbliche inutili, particolarmente aeroporti che non si usano, i TAF, autostrade private, eccetera, no? Poi avevamo una situazione con tra 5 e 6 milioni di disoccupati, una situazione sociale drammatica, medio milione di famiglie che sono state buttate via di casa loro e hanno perso la casa, e in questa crisi finanziaria avevamo un governo che evidentemente aiuta la banca, ma lascia che tantissime aziende industriali fermano perché non hanno più di accesso al credito, diciamo, no? E ecco l'origine capitalistico di questo debito estero che avevamo. Finalmente sono giustamente i capitalisti quello che hanno vissuto al di sopra delle sue possibilità e non le classi lavoratrici. Come hanno gestito questa crisi successivi governo, no? In primo luogo Zapatero ha conosciuto una svolta in maggio 2010 sotto la pressione di Merkel, Obama, eccetera, e anche il patronato spagnolo, in particolare le grandi aziende che quotano in borsa. E lui ha aiutato la banca privata, ha ridotto massivamente i salari del pubblico impiego, ha allungato l'età per andare in pensione a 67 anni, no? E poi ha riformato il mercato del lavoro per fare molto più economico il licenziamento dei lavoratori e liquidato anche le casse di risparmio che sono andate privatizzate nella banca privata, no? Poi cosa ha fatto Rajoy? Ha ancora agudizzato questa politica ultraliberista e ha avviato una politica di tagli massicci nella spesa pubblica, ha licenziato oltre 80.000 insegnanti, ha introdotto delle tasse da pagare dagli utenti nella sanità pubblica e sui medicamenti, ha aumentato l'IVA per tutti e quelle tasse che gravano i lavoratori in particolare, no? C'è comunque un punto di inflessione nella sua politica e giustamente la crisi del Bankia, quella banca privata che ha crollato e questo è stato nel 2012 e questo ha avviato giustamente l'intervento della Troica in Spagna, di fatto. Forse sì, no, non è esattamente la stessa situazione che la Grecia, l'Irlanda o il Portogallo, no? E quindi c'è comunque un attacco brutale, molto simile a questo che subisce qui in Italia, al mercato lavoro, perché vengono distrutti i contratti collettivi nazionali, di fatto. E quello permette i patronati di non applicare quelle politiche a livello nazionale. E finalmente questo vuole dire che si è distrutto il sistema del rapporto di lavoro che hanno permesso ricostruire il movimento operaio sotto la dittatura franchista negli anni 60. E il risultato di tutte queste politiche è una miseria, disoccupazione e migrazione, perché avevamo dei laureati spagnoli lavorando in mezzo mondo, infatti, e un'esplosione
diseguaglianza, perché infatti ci sono 20% più di miliardari adesso in Spagna che avanti prima della crisi, no? Ma questi attacchi a livello sociale sono collegati con una vera involuzione a livello politico di attacchi contro i diritti anche politici. E questo si concreta in tagli di diritti di manifestazione, anche di sciopero, eccetera, eccetera. E poi questa legge contro l'aborto che ci porta a una situazione comparabile a quella dell'Irlanda o della Polonia, no? Per la pressione della gerarchia ultra-reazionaria della Chiesa Cattolica, no? E poi dall'altra parte in questo quadro di crisi sociale c'è anche una crisi politica, perché c'è un rapporto a questo livello. Dall'esplosione, dallo sviluppo del movimento 15M nell'anno 2011, c'è una vera impugnazione dei due grandi partiti che hanno gestito la vita politica dalla fine della dittatura, quello del Partito Popolare di destra e anche il partito, diciamo, social-liberista PSOE, no? E per la prima volta il PSOE, dopo perdere le ultime elezioni in novembre 2011, e per la prima volta nella storia, nella opposizione non recupera nei sondaggi intenzioni di voto. E questo si spiega per due ultime iniziative che ha preso il governo Zapatero. In primo luogo la riforma dell'articolo 135 della Costituzione, che permette, che mette al di sopra di tutta altra spesa dello Stato il pagamento del debito estero. E poi ha indultato un manager della banca capitalistica più forte spagnola, che si chiama Banco Santander. E questo nei ceti popolari questi tipi di iniziative pesano comunque. Finalmente c'è una crisi anche del potere giudiziario, si dice così, perché c'è anche la corruzione dentro la gerarchia, diciamo, del potere giudiziario, e c'è una vera politizzazione dei giudici, un intervento diretto del governo per nominare la gerarchia del sistema giudiziario. E infatti c'è anche questo scandalo di Garzón, che viene espulso il giudice Garzón, che viene espulso per tentare di investigare i crimini franchisti e anche di investigare troppo una trama, una rete di corruzione legata al PP che si chiama Gürtel. E poi c'è anche la crisi della monarchia, questo è molto importante, era l'unica istituzione che era veramente popolare tra la maggioranza della popolazione. In due anni la sua popolarità ha crollato totalmente, perché c'è la corruzione dei generi del re, la sua figlia, gli scandali del re, rapporti diciamo con l'amante Corina, eccetera, eccetera. E poi lo scandalo della caccia degli elefanti, eccetera, no? C'è una vera fine della censura dei giornali vis-à-vis della monarchia, no? Ecco, e c'è veramente una possibilità di un crollo, di un rovesciamento del regime, ma c'è anche il pericolo di una sorta di restaurazione, diciamo, repubblicana, come quella che avete vissuto qui con la crisi della Prima Repubblica, l'arrivata del berlusconismo populista, eccetera, no? Infatti c'è una parte della destra che è per fare un'operazione politica di questa sorta, no? Poi, comunque, non tutto sono cattive notizie. Dall'altra parte c'è un cambio di valutazione a livello di massa della transizione politica post-franchista, e legato a questo c'è un'ascesa dei movimenti dei memorialisti per riferimento al franchismo, la guerra civile, la Seconda Repubblica, eccetera. E
tutta questa dinamica non si capisce senza lo scoppio del 15M e una politizzazione veramente a livello di massa tra la gioventù e i ceti popolari, no? Allora, per fare riferimento al 15M, le maree cittadine, eccetera, 15M, nel mio avviso, è forse l'avvenimento più importante dalla transizione post-franchista nella Spagna. È la prima volta che un movimento giovanile, nella sua origine, ha fatto una vera esplosione sociale, una vera politizzazione di massa, senza nessun intervento veramente importante di nessun apparato politico sindacale di massa. Questo è importantissimo e in certo senso è proprio come il 68 in Francia, evidentemente senza il sciopero generale politico, ma comunque a livello di politizzazione, di dibattito politico in piazza, del presa della parola, presa della coscienza, eccetera, eccetera. E tutto questo movimento ha cominciato sotto la parola d'ordine di non siamo merce nelle mani dei banchieri e dei politici. E poi era la prima volta che comunque ho visto nel mio percorso militante che conforme un movimento si radicchia a livello sociale, si radicalizza allo stesso tempo. La prima volta, e normalmente quello passa in situazioni pre-rivoluzionarie, normalmente, no? Ma questo è arrivato in Spagna, no? Poi dal 15M in poi c'è questo sviluppo di maree, come diciamo lì, cittadine, la marea blanca in difesa della sanità pubblica, la marea verde sulla scuola, violetta delle donne, rossa della cultura, è bello, no? Contro i tagli, no? Subvenzione al settore culturale, movimento per la casa, perché c'è tantissime famiglie che sono state strattate di casa, no? E così via. Allora, malgrado la politica del bloccaggio, che quello è giusto, è proprio la strategia del governo del PP di bloccare l'ascesa del movimento di massa, ci sono comunque delle piccole vittorie che sono molto importanti. Avevamo impedito la privatizzazione dei 7 ospitali pubblici a Madrid, dopo un anno e mezzo di lotta dei sanitari, anche degli utenti, eccetera. E poi c'è la rivolta nel quartiere popolare di Burgos, Gamonal, contro le opere ancora inutili di un'azienda legata direttamente al sindaco della città, una dinamica mafiosa tangentopoli alla spagnola, diciamo, no? Giusto lo 22 marzo scorso avevamo sviluppato le marce delle dignità su Madrid, di tutti i luoghi dell'Stato hanno marciato su Madrid, e questo è diventato una vera mobilizzazione di massa, si parla di tra un milione e 2 milioni di persone nella manifestazione di Madrid, e con partecipazione ai movimenti sociali, sinistra sindacale e poi correnti politiche, no? E per non annoiarvi troppo vado subito a parlare un po' della situazione della sinistra politica, diciamo, no? In primo luogo c'è una crisi del Partito Socialista, no? E un vero scioglimento nella Catalogna, perché c'è una dinamica specifica intorno alla questione del diritto all'autodeterminazione, eccetera, e il suo diciamo legame con la istituzionalità costituzionale molto forte, e non fanno una vera opposizione al governo né nella Catalogna né a livello statale, e poi non hanno nessuna credibilità. Poi purtroppo manca di credibilità anche nella Izquierda Unida, diciamo il partito legato storicamente al Partito Comunista, perché sono nel governo con il Partito Socialista in Andalusia e Asturias, facendo anche delle politiche di tagli, di austerità a viso umano, diciamo così, no? Allora, questo vuoto politico a sinistra ci ha portato a
a sviluppare un'iniziativa che adesso voglio spiegare un po'. Infatti, noi Izquierda Anticapitalista avevamo uscito di Izquierda Unida nel 2008 e avevamo fatto tutto il ciclo elettorale che aveva cominciato con le europee del 2009 in poi, e avevamo passato da una centinaia di militanti a oltre 600 militanti reali adesso. E poi nello scorso ottobre avevamo fatto una conferenza politica per decidere un po' l'impostazione per il nuovo periodo, e avevamo deciso di fare un'esperienza politica nuova legata a, alla generazione politica nata col 15M, diciamo, no? Per accompagnare le sue esperienze. Finalmente avevamo rapporti con un gruppo di compagni che sono intorno a una star della sinistra adesso in Spagna, che si chiama Pablo Iglesias. Infatti è lo stesso nome del fondatore del Partito Socialista Storico Spagnolo alla fine del 18, e questo può generare qualche illusione anche tra i votanti tradizionali del Partito Socialista. Ma intorno a questo compagno c'è un gruppo legato alle sono dei assessori di Chavez, gente legata a iniziative bolivariane in America Latina, anche in Ecuador, Bolivia, eccetera, ma seguono un po' troppo Melanchon e purtroppo anche un po' Grillo, hanno questa componente, diciamo, a mio avviso un po', diciamo, populista sinistra, e con questa idea di portare in Europa la dinamica, diciamo, latinoamericana, no? Ma sono brave, in particolare Pablo è una figura molto popolare anche nei ceti popolari, perché si è abbattuto a livello mediatico con tutta la destra, l'estrema destra mediatica è molto forte anche in Spagna adesso, no? Lui sostiene questa iniziativa che chiamiamo Podemos, e parlo un po' di Podemos e finisco, no? Finalmente avevamo lanciato un manifesto che è stato firmato da oltre 100.000 persone, e avevamo circa 200 circoli e assemblee dove hanno partecipato tra 5 e 10.000 attivisti, tantissimi attivisti che vengono dalle maree cittadine di resistenza. Ieri giustamente avevamo avuto il primo coordinamento statale dei circoli di Podemos per cominciare a discutere un po' come costruire una direzione politica dal basso e discutere veramente un programma di rottura per le europee del 25 maggio. No? Allora, le europee è molto difficile, ma forse c'è la possibilità di guadagnare un parlamentare, e questo sarebbe veramente storico per la sinistra spagnola, perché sarebbe la prima volta che alla sinistra del Partito Comunista, diciamo, virgola, Izquierda Unida, c'è rappresentanza a livello di tutto lo Stato spagnolo a sinistra. Questo è molto importante a mio avviso. Poi permetterebbe costruire un vero soggetto politico a sinistra con un'influenza di massa, no? E un po' giocare un po' un ruolo simile a quello giocato dal 2009 dall'NPA, credo, no? Ma forse non così schierato all'estrema sinistra, un poco più eterogeneo politicamente, ma comunque con un ruolo centrale dei rivoluzionari dentro l'iniziativa. E poi sarebbe utilissimo per donare della orientamento politico all'insieme delle resistenze e le lotte che abbiamo in Spagna. Questi sono i compiti dei rivoluzionari lì. Molte grazie mille. Grazie.